Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo gli Maxico 1404. Se volete acquistarli trovate il link in descrizione. All'interno della confezione abbiamo il motore, 3 set di viti per il frame, un set di viti per le eliche e degli sticker. Le viti per il motore sono di varie lunghezze, in modo da poter usare questi ICO su telai di vari spessori. Comunque vi consiglio di usare frame intorno ai 3 o 4 mm di spessore e non più fini. Queste viti invece sono per bloccare l'elica all'albero, in quanto su motori così piccoli non possiamo usare un dado. Lo spessore dell'albero motore è di 1,5 mm. Di solito le eliche hanno due fori, quindi abbiamo due viti di ricambio per motore. Possiamo usare questi IMAX con eliche da 2, 2,5 e 3 pollici. I cavi motore sono in silicone da 28 AVG e sono lunghi 10 cm. Il peso dei motori è di 9,5 grammi. Gli Maxico 1404 sono presenti in due versioni, 3007 e 6000 kW. I motori da 3007, come quelli che ho scelto io, sono indicati per batterie da 2 a 4 celle, mentre quelli da 6000 sono indicati per batterie a 2 celle. Sulla tabella abbiamo anche altri valori che andremo a verificare con l'RC Benchmark 1520. Dando uno sguardo al fondo del motore, notiamo come questi sono di tipo open bottom, ovvero con lo statore a vista. La campana è fissata all'albero tramite clip, in quanto su motori così piccoli non si può usare la vite. La clip comunque è abbastanza robusta e non dovrebbe staccarsi molto facilmente. La distanza tra i fori è di 9 mm, verificate sempre che il vostro frame sia studiato per alloggiare motori di questo tipo. I magneti della campana sono 12 e sono abbastanza vicini tra loro. Su alcuni troviamo questa colla marrone che serve per bilanciare il motore, è quindi molto importante non rimuoverla. La distanza tra magneti e statore è buona. A questo punto è venuto il momento di testare i motori con l'RC Benchmark 1520. Per questo test userò tre eliche abbastanza diverse tra loro. Abbiamo delle LED Arc 3045, HQ Prop T65 e delle King Kong 1935. Come batteria userò una Tattoo 3S da 450 mAh a 75C. A mio parere sono l'ideale da associare a questo modello di motore. In descrizione vi lascio il link sia alle batterie che alle eliche. Come possiamo notare dai risultati, le 1935 generano più o meno gli stessi consumi delle T65, producendo però una spinta nettamente inferiore. Questo si traduce in un risultato di efficienza particolarmente basso. Alla luce di questo, sconsiglio vivamente l'utilizzo di eliche da 2 pollici con questi motori. Se confrontiamo invece le T65 con le 3045, vediamo come queste ultime hanno una spinta più alta di circa 3 volte. Infatti passiamo da una spinta massima di 60 grammi a una di 180 grammi. La differenza di prestazioni tra queste due eliche è molto alta, quindi se volete un modello più reattivo, sicuramente le 3045 sono la scelta ideale. Tuttavia queste bipala da 2,5 pollici offrono dei consumi decisamente più contenuti, garantendo tempi di volo più lunghi e un drone molto più semplice da pilotare. In conclusione possiamo dire che IMAX, visto il buon successo degli ICO 2306, porta anche a misure più piccole la sua serie economica. Infatti la filosofia dietro questi 1404 è la medesima dei modelli più grandi, ovvero creare un motore con una buona qualità generale rinunciando però alle prestazioni massime, questo in favore del prezzo contenuto. La sigla ICO però non deve ingannarvi, in quanto questi motori vanno a collocarsi nella fascia media di mercato. Il loro utilizzo ideale è un toothpick da 3 pollici alimentato con batteria 3 o 4 celle.
A tal proposito quindi suggerisco di acquistare la versione a 3700 kW, in quanto quelli a 6000 kW sono indicati per batterie a 2 celle, troppo piccoli a mio parere per un quad da 3 pollici. Questa era la mia recensione degli iMac Xeeco 1404. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.